Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Sembra che tu oggi sei interessato a potenziare e a migliorare i muscoli della schiena. Benissimo, questo è il video giusto. Mi metto un po' da parte. Ok, mentre tu guardi questo esercizio provo a spiegarti anche l'importanza di avere una schiena forte, potente e resistente. Sai benissimo, se hai aperto questo video, che la schiena forte ti può aiutare non solo ovviamente a supportarti nella postura di tutti i giorni, quindi ad avere una postura abbastanza corretta, ma ti aiuta a supportare, a migliorare, a performare sotto tutti i punti di vista e sotto tutti gli esercizi che tu vuoi andare a sviluppare. Questi esercizi che stai vedendo sviluppati a terra sono abbastanza semplici. Io ho utilizzato un bastone e poi altri sono a corpo libero. Non sono esercizi impossibili, sono esercizi che vanno eseguiti sicuramente con una certa lentezza e controllando il movimento. Importante, il collo sempre neutro, quindi guarda sempre a terra, non sollevarlo mai. Cerca di fare circa una ventina di ripetizioni per ogni lato, per ogni esercizio, ripetilo almeno per 3 giri. Inseriscilo dopo il tuo riscaldamento di warm up, quindi dopo la tua parte di articolare e muscolare, giusto che lo fai sempre prima degli allenamenti. Se nel caso vuoi un aiuto anche su questo, sotto ci sono dei tutorial specifici che ti possono aiutare. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile, che il coach ti piace e magari provi a lasciare un bel pollice in su. Ti iscrivi al canale magari attivando la campanellina così da non perdere gli altri video. Io ti ringrazio di essere stato da queste parti e allenati bene. Ciao! E quindi questi sono i 3 esercizi per la postura. Mi raccomando, cosa molto importante, come stai vedendo, è mantenere la testa abbastanza alta e il mento lineare. Occhio anche alla schiena, quindi cerca di comprimerla, fai una retroversione sul bacino, ne ho parlato anche in altri video, quindi una retroversione, cerca di poggiare, quindi svuota l'aria e mantieni questa prima posizione nel primo esercizio per 30 secondi. Nella seconda parte, importante alzare bene le spalle, se non hai questa mobilità puoi anche tenere un po' più basso. Cosa importante, poggiare la testa e girare, come puoi vedere bene, il collo lentamente. Questo serve anche per andare ad attivare un po' i muscoli del trapezio. Nel terzo esercizio c'è la sensibilizzazione proprio alla postura, quindi abbassi giù lentamente creando proprio questo piccolo arco e poi rialzi attivando bene le spalle, quindi è modo per prendere coscienza di questa postura errata di tutti i giorni. Prova a ripeterlo per almeno 4 giri, lo puoi fare sia inizio allenamento che alla fine, e ti consiglio di ripeterlo anche tutti i giorni, anche quando ti alzi la mattina, vanno bene. Ok ragazzi, alla prossima, ciao!